Buongiorno gentili ascoltatori e benvenuti a una nuova puntata di Radio Somma Libera. Oggi per lo sport abbiamo qui con noi Silvio Pezzotta. Buongiorno e benvenuto Silvio. Buongiorno a tutti voi. Silvio, in tanti ce l'hanno nominato. Ricordiamo ad esempio Martina Biolo che ci ha detto di aver fatto parte del suo velo club sommese. Giusto Silvio? Sì, Martina è una delle tantissime atlete che sono passate nel velo class sommese. Esatto, e quindi Silvio, io sono molto curiosa di sapere alcune cose. Prima di arrivare però a tutti i campioni che tu hai conosciuto, che sono arrivati, che sono passati anche dal Velo Club Sommese, volevo chiederti un po' com'è nata in te la passione per la bicicletta. Raccontaci un po'. Anni 50, per cui qualche anno fa, assistendo una gara che arrivava sul viale della stazione, da allora nella zona del Cinema Italia, c'era una gara. Io arrivo lì e vedo se pacco di gente che va. E mi ricordo che era il giorno del campionato del mondo che aveva vinto Baldini. Erano tutti entusiasti, allora c'era tantissima gente. E io lì c'è stata la volata, mi sono impressionato e da allora mi è rimasto impresso la bicicletta, la potenza della bicicletta, la potenza dell'atleta e mi sono avvicinato a piccoli passi. E lì sono andato fino agli anni 70, quando poi sono entrato dopo un'esperienza con il calcio, come fanno tutti, sono rientrato con la bici al Velo Class Sommese nell'organizzazione e poi ho svolto tutti i ruoli della società, da segretario, da direttore sportivo, da organizzatore. E alla fine una cosa che non volevo mai fare presidente, faccio presidente. Bene, quindi presidente del Velo Club Sommese, da cui sono passati tantissimi cittadini perché anche altri hanno parlato già qui in radio di questa vostra associazione. Ricordiamo ad esempio Pietro Scidurlo, che lo salutiamo, che appunto ha nominato Silvio Pezzotta, che oggi è qui con noi. Silvio Pezzotta, ci racconti un po'. Quindi la storia, che direi che è una lunga storia, partita appunto un giorno per caso, che poi è diventata passione e mestiere. Se ci racconta un po', abbiamo poco tempo, lo so, quindi devo chiederle un riassunto. I risultati che avete ottenuto e i campioni che sono passati da somma. Dai primi dati storici che ho, ed è un aneddoto che fa piacere sempre ricordarle, che insomma nel 7 luglio 1907 è stata organizzata una corsa che arrivava a Gravellona Toce. Io ho uno standard, dell'Eretto Grande, dove la vecchia società Unione Ciclistica Sommese ce l'ho conservato gelosamente, peggio che fosse d'oro, che arriva da una persona sommese dell'epoca, che mi ha regalato questo cicchi meglio, dal 1907. Poi si è arrivati agli anni della guerra, della Grande Guerra prima, della Seconda Guerra Mondiale, poi si è perso un po' di storia. È rinata nel 1949, il Velo Club Sommese ininterrottamente dal 1949 fa attività, prima con i corridori sommesi che si evince dai verbali che io ho, Fortuna, il Garzogno Dario che purtroppo è scomparso un paio d'anni fa, cioè, tutte persone di Somma Lombardo che correvano per il e Somma Lombardo ha cominciato a organizzare come Velo Club le prime corse, che era la Coppa Secondo Mona,
un'azienda storica sommese, e la seconda Gardonio, altra azienda storica del munificio, cioè, avevano coinvolto un po' il tessuto della città e siamo andati avanti tantissimi anni. E nel frattempo però ci sono stati anche gli anni dove il Veracruz Sommese a livello nazionale e internazionale ha vinto il campionato italiano con Marco Bacirin, con Elvis Zucchi e dall'Oste, sia le maglie tricolore fanno bella vista nella bacheca della società maglie azzurre. Abbiamo vinto un giro dell'Austria con Gabriele Colombo negli anni 90. Per una ventina di volte i nostri atleti hanno vestito con onore sommese la maglia azzurra. E poi una cosa bellissima, oltre a vincere campionati regionali, eccetera, cioè, su strada e in pista, poi è nata la categoria dei giovanissimi, e anche lì abbiamo vinto molto. Però l'importante con i giovani non è vincere, ma fare una scuola di ciclismo. Noi in questo caso mi spendo dicendo il Veracruz Sommese, per incentivare o per anche togliere le spese alle famiglie, i bambini che corrono per il Veracruz Sommese la bicicletta gliela diamo completamente gratuita, come gli diamo completamente gratuito magliette e pantaloncini. Questo per incentivare e per non pesare sulle famiglie. Fin quando che riusciamo, questa è la politica nostra, a andare avanti in questo modo. Nel 2010, invece, come hai citato tu prima, con Sidurlo, ho creato una cosa al limite che era un po' così, ed è la categoria handbike. Abbiamo avuto fino a 17 atleti disabili che correvano per la maglia del Veracruz Sommese. Della società 2012-2013 ed è stato fino al 2015 degli impegni molto gravosi, perché portare per tutta Italia o all'estero un gruppo di disabili tutte le domeniche, al di là dei costi, ma però le soddisfazioni sono state tantissime, lo ripeto, tantissime. Questo è uno dei tanti passaggi che forse tanti sommesi non sanno, ed è giusto che in questa occasione venga dato anche la possibilità dell'apprendere, e a Sommo Lombardo abbia fatto anche tante altre cose. C'è stato, poi dedicheremo secondo me un capitolo sulle organizzazioni che si riconoscono in tutta Italia. Penso che questo sia un bel passaggio. Sì, cosa dice? Assolutamente. Assolutamente, quindi possiamo fare un'altra puntata per i nostri ascoltatori su questa tematica che lei ci sta dicendo. Volevo però un po' soffermarmi su tutto quello che ci ha raccontato, perché come ha detto giustamente lei, la radio adesso, Radio Somma Libera, è un po' un mezzo per scoprire cose che non tutti i sommesi sanno. E ne stiamo scoprendo diverse. Io invito tutti ad andare anche sulla vostra pagina Facebook, ASD Velo Club Sommese, perché sto vedendo che anche in questo periodo non vi siete fermati per nulla. No, noi ci siamo fermati. Purtroppo eravamo fermi sulla strada, ma i ragazzini a casa si sono mossi, gli abbiamo dato anche la possibilità da muoversi in bici, nei giardini, eccetera, da fare un'attività ludica, ma mai stare fermi, nel senso che abbiamo cercato in tutti i modi. E come organizzazione, purtroppo, mi è saltata una manifestazione che il Vero Club organizza da 52 anni, che la Varesangiera a marzo, purtroppo era già tutto pronto, è successo quel che è successo, per cui l'ultima domenica di marzo non ho potuto fare niente, e devo spendere in questo momento anche con il ringraziamento ai collaboratori, perché senza i consiglieri, senza il papà Silvio Pezzotto non può fare assolutamente niente, nel senso che la mia forza è il gruppo. Io sono stato sempre un uomo di gruppo, nello sport il gruppo è la punta di diamante, e questo
non avessi gli amici che mi danno una mano ad un lato, quello che ho detto prima sull'organizzazione anche finanziaria, ma il gruppo dell'organizzazione e quelli che seguono i bambini è fantastico. Ma si capisce questo dalla sua voce, dalla sua passione e anche dalle immagini che si vedono appunto sulla vostra pagina Facebook. È molto bella anche l'opportunità che date a tutti di poter fare ciclismo, quindi di dare la bicicletta ma anche dell'hand bike. Quindi complimenti per quello che state facendo. Ci rivedremo, cioè o meglio ci risentiremo qui in radio con Silvio Pezzotta, ma prima di lasciarlo ho una curiosità. Le chiedo, sì, quali sono i suoi ciclisti a livello storici, maschili e femminili, preferiti? sono curiosa. Beh, allora, partiamo da 57. Da quando vuole? Anche se poi sono diventato amico di Gino Bartoli, che ho dei suoi iscritti con dedica, perché siamo diventati per casi della vita amico di Giova. Da lì poi, siccome nei miei trascorsi in questi anni mi hanno chiamato anche in federazione a dirigere la commissione tecnica per 16 anni da Lombardia e in campo nazionale anche, e allora personaggi che mi sono rimasti nel cuore: Gianni Motta all'epoca con Gimondi, e poi passiamo a Gianni Bui, in primo luogo Saronni, Francesco Moser, per arrivare agli attuali, nel senso che non ho, poi il ciclismo sono tutti, io ti ho detto qualche nome anche perché ho un'amicizia personale con tanti campioni, citarne più uno, però devo dire un'altra cosa, che poi abbiamo anche, come hai detto prima, facciamo ciclismo a 360 gradi, posso non citare i campioni della disabilità, di cui primi c'è Zanardi, c'è Cecchetto, vi ricordo che la corsa che facciamo di Mariangela con noi a Somma, il percorso l'ha disegnato un campione olimpico che mi ha fatto un piacere quando è venuto a gareggiare anche a Somma. Per cui Silvio Pezzotta è aperto con tutti, ma non Silvio Pezzotta, il vero club. E l'ultimo passaggio me lo lasci, certo. Perché negli anni 2000 la federazione ha ritenuto ad assegnare la stella d'oro, che è un passaggio importante in qualunque società, come distinzione al merito sportivo, alla società Velo Club Sommese, diciamo, a un patto, per cui anche quello è un riconoscimento che in bacheca splende, voglio dire. Ok? Certo, splende come tutto quello che avete fatto. E che continuerete a fare, mi raccomando, ci raccomandiamo noi qui, perché andare in bici anche adesso in questo periodo, anche chi non lo fa di professione, io parlo da ciclo amatrice, è bello, fa bene, riossigena il cervello e usiamo di più la bici, a me viene da dire, piuttosto che la macchina quando possiamo. Scusa, vi invito in sede a giovedì sera. Tutto il suo mese è sempre aperta a tutti, ai genitori, ai ragazzini, ai ragazzi, ai cicloamatori, perché noi abbiamo anche un gruppo di cicloamatori, quanto ti ho detto 360 ci sono tutti. Ci terremo in un prossimo futuro anche questi personaggi che hanno dato una grossa mano, che non solo perché al di là il cicloamatore vero è quello che le piace la bicicletta, non è l'agonista estremo, ma le persone che adesso possono andare a passeggiare, e lo ripeto tutto, ma stare nei canoni che oggi dobbiamo mantenere, non fare gruppi, non fare niente, però sono persone che quando possono vanno a fare una cosa molto semplice, trovare un attimo di tranquillità, questo è il vero cicloturismo. Esatto, allora buona bici a tutti, grazie Silvio Pezzotta di essere stato con noi, un saluto. Grazie.
a voi. Una buona continuazione a tutti. Grazie, e adesso un po' di buona musica. Olè. Two kids from the mean streets, the wrong side of town. They grew up way too fast, with a passion that they shared for bicycle racing, a legend from our notorious past. A story from another time when the car was king. People ran for the rage and the love. Between rage and love, the distance is eternal. It's clear who the champion was. Aye, 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 Gerard Engel, fly, you great champion. No one can catch you on your road. Aye, 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 Gerard Engel, you're way ahead of him now. No one can see Sante anymore. Behind the curve of time, there's Sante on his bicycle. A gun is shining in his hand. Somebody hunted him, he'd make his wheels spin wildly, shoot out the lights or an innocent man. And the bankers and the cops were now running scared. Sante and the bandit was too tough. Sante was gaining way too much confidence, and the rewards for bravery are never enough. Aye, 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 Gerard Engel, fly, you great champion, no one can catch you on your road. Aye, 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 Gerard Engel, watch out for Sante, he's not that far behind anymore. Catch up with the bandit. Sante went too far in the end. He appeared one fine day at the bicycle races. He went to watch his old childhood friend. And the handcuffs, they shine like bicycle wheels as they led Sante Polastri away. Gerard Engel rode by and won the race again as he waved to the friend he betrayed. Aye, 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 Gerard Engel, fly, you great champion, no one will catch you on your road. Aye, 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 Gerard Engel, watch out for Sante, he's not that far behind anymore. Aye, 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 Gerard Engel, fly, you great champion, no one will catch you on your road. Aye, 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 Gerard Engel, watch out for Sante, he ain't that far behind. Versione di Gerard Engel, del bandito e il campione, di Francesco De Gregori, che arriva direttamente dal confine tra gli Stati Uniti e il Messico, la Barnetti Bros Band featuring Tom Russell. Visto che oggi abbiamo parlato di biciclette, eccoci la grande storia di Gerard Engel in versione mariachi. E adesso ci ascoltiamo una canzone di Eddie Vedder cantata da Willie Nelson. Yes, I understand that every life must end. As we sit alone, I know someday we must go. Oh, I'm a lucky man to count on both hands the ones I love.
Some folks just have one, you know, others they've got none at all. Stay with me, oh, let's just breathe. Practiced are my sins, never gonna let me win. Under everything, just another human being. Yeah, I don't wanna hurt her. There's so much in this world to make me believe. Stay with me, you're all I see. Did I say that I need you? Did I say that I want you? Oh, if I didn't, I'm a fool, you see. No one knows this more than me. I come clean, I wonder every day, as I look upon your face, everything you gave and nothing you would take, nothing you would take, everything you gave. Did I say that I need you? Oh, did I say that I want you? Or if I didn't, I'm a fool, you see. No one knows this more than me. As I come clean, I... Gentili ascoltatori di Radio Somma Libera, buongiorno e ben ritrovati. Oggi iniziamo una nuova rubrica che ci accompagnerà per tutto il mese di giugno e che dà voce agli anziani della Casa di Riposo Bellini, con l'obiettivo di integrarli sul territorio sommese e di valorizzare i loro racconti, le storie, i pensieri e insomma valorizzare tutta la persona a 360 gradi. Delle interviste se ne occuperanno insieme al Consiglio di Amministrazione le animatrici della Casa di Riposo, che ringraziamo per essere qui con noi sulla nostra bella Radio Somma Libera. Oggi iniziamo dalla signora Zita. A voi l'ascolto. Io mi chiamo Zita. E correva l'anno 1947, avevo 15 anni e mio fratello 18. Allora non c'era neanche un giro una macchina, si viaggiava in bicicletta, che era una bellezza. E avevamo uno zio che abitava a Cureggio, aveva una fornace di mattoni ed era benestante. Invece noi eravamo in 5 fratelli e non ce la passavamo tanto bene, perché allora, fino all'anno prima, c'era la tessera, perché era appena finita la guerra. Quindi c'era poco da mangiare, da vestirsi. Anzi, io mi vestivo sempre con i vestiti smessi di mia cugina. Avevo una cugina che stava un po' più meglio di noi, che aveva 2 o 3 anni più di me. Tutti i vestiti che non gli andavano bene passavano a me. Anche il paltò. Mi ricordo che avevo un paltò si chiamava Caracul, una pelliccia nera. Un pellicciotto che l'ho portato per 2 o 3 anni. Tante volte mi vergognavo a metterlo perché a me sembrava che era brutto. Ad ogni modo era un San Giuseppe e pioveva alla mattina, però prometteva, non è che pioveva tanto, era un po' così così. E eravamo d'accordo che andavamo a trovare mio zio, che era benestante, aveva una fornace di mattoni, e abitava a Cureggio, dalle parti di Borgomanero, e allora si viaggiava tutti in bicicletta. Io e mio fratello abbiamo preso la bicicletta la mattina e ci siamo messi in cammino.
e le salite, perché era più Cureggio, era molto più in alto di Pombia, dove abitavamo noi. Le salite le facevamo a piedi, e se no tutti in bicicletta. Si trovava qualche moto, ma raro, le rare le moto. E siccome che la mia bici aveva la catena che era un po' arrugginita, finché andavo a piedi andava bene, ma quando andavo in bicicletta, finché sono arrivato abbastanza bene a Cureggio, a mezzogiorno siamo stati lì a mangiare. Poi c'è vicino a Cureggio, c'è un famoso santuario di Bocca, siamo andati a visitarlo, e nel tornare mio zio mi ha dato un sacco di patate da piantare, erano patate piccole da semi, ne abbiamo fatto metà me, il portapacchi, e metà mio fratello. E nel tornare, tra il peso che c'era delle patate, io la bicicletta scivolava di più, faceva il rumore che quei pochi passanti che trovavano gridavano: olio, ci vuole olio per quella bici che scivola. E niente, siamo arrivati a casa sani e salvi. È la mia avventura che mi ricordo di quando avevo 15 anni. La bicicletta, quando l'hai usata altre volte? La bicicletta per 2 anni l'abbiamo comperata a rate, la bicicletta, perché allora c'erano anche pochi soldi. Mi ricordo che era marca Casarini, adesso non c'è neanche più quella marca lì. Uh-huh. E invece mio fratello ne ha preso una da uomo di seconda mano. Uh-huh. E niente, viaggiavamo tutti con quei mezzi lì allora. Quindi andavate. Ma eravamo lavoro, tutti così. C'era poco da mangiare, nessuno aveva il problema della cellulite, eravamo tutti magri come acciughe. A furia di andare in bicicletta. Ma certo, non andavamo in palestra, c'era già la palestra, perché poi fra l'altro lavoravo all'anificio di Somma e c'era la filatura. Io ero lì in filanda, che c'era il ritorto dove facevano le stoffe. Lì a Ticino c'erano le stoffe, dopo a Somma c'erano i telai. Ah no, a Ticino c'erano le filature, mi correggo, e invece a Somma c'erano le stoffe, facevano le stoffe per vestiti da uomo. E facevo. Ma tu eri lì come operaia? Come operaia, facevamo la squadra, i turni, mi alzavo alle 5 del mattino per arrivare alle 6, si faceva dalle 6 alle 2 e dalle 2 alle 10. Quando dovevo alzarmi alle 5 del mattino ero sempre arrabbiata perché avevo un sonno allora. Tornando allora, quando avevo 15 anni, facevo la squadra, e, come ho già detto, e tornavamo alle 2, e d'estate ero sempre abbronzata perché facevamo. Dunque, io abitavo a Pombia, uh-huh, e l'anificio invece era la Maddalena. La Maddalena era sotto Somma, e Somma in Lombardia. E noi Pombia e Piemonte, dovevamo, c'è il Ticino in mezzo tra Piemonte e Lombardia. Pombia è sul confine, dovevamo fare 10 km in bicicletta per arrivare al lavoro. Dopo 8 ore di lavoro tornavamo ancora e si prendeva la barca, perché c'era un ponte di legno che avevano fatto i tedeschi. Uh-huh. Ma nel 51, quando c'è stata l'ondata di piena, ha buttato giù anche il ponte, ecco, e dovevamo prendere la barca. Dopo nel 56 hanno fatto il ponte qui a Varallo Pombia, sì, ma oramai ero già sposata, ero già qui a Somma. Ma a che età hai incominciato a lavorare, te, zia? Io ho cominciato a lavorare nel 46, a 14 anni. E prima sei andata a scuola? Sì, ho fatto solo la quinta elementare e basta. Perché allora chi andava? In tempo di guerra, poi ho finito nel 44. Era il caos allora, E poi fra l'altro chi doveva fare le medie facevano l'esame d'ammissione, perché c'erano tanti che li promuovevano per anzianità, perché non studiavano, arrivavano fino alla quinta che oramai avevano già 12-13 anni che li facevano promossi lo stesso. Cioè. E allora prima di fare le medie tanti li scarsavano perché non erano adatti, perché non avevano la base degli studi elementari, era inutile fargli fare le medie. Uh-huh. E poi erano difficili, poi chi faceva le medie, chi aveva un po' di soldi, perché noi facevamo sia maschi sia femmine tutta la quinta elementare facevamo e basta. A me però è sempre piaciuto tanto leggere. Sì. E andavo dalle suore all'oratorio. Uh-huh. E avevano una piccola biblioteca, io gliel'ho votato, ho letto tutti i libri che c'erano dentro lì, erano libri dei libri rosa. Sì, certo. E mi piacevano lo stesso.
e avevo una cugina che era molto, aveva 4 anni più di me, era del 28, e lei, anche lei gli piaceva leggere, lei leggeva dei libri che proibiti, per esempio di D'Annunzio. E perché erano proibiti? Allora dicevano che erano l'indice, la chiesa li metteva all'indice. I libri che, per esempio, c'era uno, mi sembra che era intitolato Il fuoco di D'Annunzio. Era proprio spinto, e a me piaceva, e tante cose, tanti erano tabù, io le sapevo già. Perché allora, quando andavo a scuola, io non facevo né lezioni di sesso né niente. Figurati, per mia mamma il sesso era il diavolo. Penso che allattavo mia sorella, 6 anni meno di me, non l'ho mai visto una volta allattare, si nascondeva, perché sembra che si vergognava. C'era un po' una cultura a scuola, riservato. Cioè, a scuola mai una volta che ci ha spiegato cos'era, niente, non si, si parlava fra amiche, sai, quella, figurati. Anche quando una figura che una mia compagna di scuola diceva, ma sai che anche la superiora ha quelle cose lì? Le ho viste che le ha messe a bagno, come se le mestruazioni fossero una cosa... La superiore è una donna come le altre, certo. Ma anche lei aveva le mestruazioni. Ma sai che la superiore anche lei, guarda come eravamo una volta. Una volta era tutto tabù. Sì. Mica come adesso. Adesso è esagerato. Adesso fanno vedere anche nei reclam. Adesso forse l'hanno ritirato. Si vedeva il sangue delle mestruazioni, un regalo dei pannolini. No, di quel cosa, non so, e si vedeva, era una cosa proprio un po' così, un po' troppo. E invece prima era troppo, non c'è mai una via di mezzo, c'è sempre... Bisogna trovarla la via di mezzo. E quando sei venuta qua, insomma, quando ti sei sposata? Sì, a 22 anni mi sono sposata, anzi, andavo a ballare, mi piaceva tanto ballare il liscio. E i miei anni più belli sono stati dai 16 ai 20 anni. Perché dopo mio marito è andato militare e mi ha proibito di andare a ballare, siccome che era geloso. E allora ci scrivevamo, certo. E allora la posta lavorava. E in quel frattempo lì, che era militare, è morta la mamma di mio marito, è morta giovane, è morta da un colpo una volta. A 53 anni. E cosa vuol dire? L'è morta da? Da un colpo, diciamo. Di un colpo. Un colpo apoplettico. Si è sentita male, è morta. E mio marito era militare ed è rimasto solo lui e suo padre. E dopo è venuto a casa e suo padre non era un uomo che non era tanto capace né di far da mangiare né niente. Sposatevi, da casa ce l'avete. E poi aveva la casa in affitto, non è che neanche loro. Però allora trovare anche una casa era anche... si trovavano poco. Mi sono adattata per innamorata di mio marito, perché sennò... Perché sennò non ci stavi insieme, non ti sposavi. E neanche accettavo di tenere suo padre. I primi anni di sposata, avevo i primi 6 anni, c'era mio suocero assieme. Ho capito. E allora si lavava a mano, si faceva tutta a mano. Sì. E lavoravo, facevo la squadra, perché allora poi ero più vicina al lavoro, perché c'era il pullman che mi portava al lavoro. Però... gli anni più belli di sposina c'avevo lì mio suocero. Certo. E fra l'altro era disoccupato, non lavorava. E non aveva neanche da perché siccome che non era uno che aveva sempre lavorato la campagna, non si adattava a lavorare negli stabilimenti. Certo. E non aveva neanche le una volta che gli dicevano i marchetti da trappare la pensione. L'abbiamo aiutato per a prendere almeno la minima. Certo. E allora prendeva la minima, ma la spendeva tutta al bar. Tutta andava a bere perché gli piaceva bere. E fra l'altro aveva anche una figlia. La figlia non mai una volta che invitava il padre, l'avevamo lì noi. E quando è che sei rimasta incinta? Sono rimasta incinta dopo 2 anni che ero sposata, neanche. Dopo 2 anni ho avuto mio figlio. A 24 anni io avevo già mio figlio. Mi sono sposata a 22, 24 anni. E dopo, siccome eravamo lì in affitto, erano le prime case di Mezzana, ma nel Medioevo, avevano quelle travi, ma brutte, non sono le travi che ci sono adesso. Certo che sono... e poi il pavimento era quasi tutto di terra. E era vicino a una chiesa di Sant'Antonino, una chiesa sconsacrata, e il cortile era Stallung, era un cortile che abitavano
una decina di famiglie in quel cortile lì. E c'era un gabinetto fuori, una latrina, ogni tre famiglie c'era una latrina. Certo. E quando mi sono sposata, un suo zio mi ha regalato due urinari. Sì, sì, che una volta si usava comunque regalare come regalo di nozze. Ma non dopo ho fatto la lista, sono diventati più furbi. Allora, non chiedevano cosa ti serve, cosa quando devi portare. No, regalavano quello che... Insomma, che passava al convento. Mandato cinque servizi di caffè. Mizzega? Io cosa me ne facevo? E l'anno dopo l'ho riciclato, si è sposata una mia amica e gliel'ho impacchettato bene. E poi ti ho detto, un altro suo zio mi ha dato un altro sei bicchieri, un altro, si sono messi insieme due zie, mi hanno fatto un servizio di piatti, ma tutte cose invece adesso vogliono... I dindi per andare in viaggio. Il viaggio di nozze non l'ho fatto, perché non c'erano soldi. No. Niente... D'altre mie esperienze, cosa, dopo la pensione forse me la so, dopo andavo, ho fatto, perché avevo 50 anni, ero ancora abbastanza, e mio marito stava bene allora, e abbiamo girato, anche due volte all'anno siamo andati in Tunisia, siamo andati a Rodi, siamo andati alla Costa del Sole in Spagna, siamo andati a Tenerife, abbiamo girato tanto. Ottimo. E poi devo dire che ci siamo messi in mente, dato che eravamo in affitto in quella quasi natale caverna, abbiamo preso il terreno, abbiamo risparmiato un 7-8 anni per prendere il terreno e dopo ci siamo messi a fare la casa. Ho fatto 20 anni a risparmiare per fare sta casa e adesso ci ho lasciato il cuore in quella casa lì. Zitta, vuoi salutare qualcuno? Sì. Vai, fai un bel saluto. Enzo, ciao, ti saluto tanto, anche Rita, ti saluto. Vi saluto tanto, Enzo, Rita e tutte le ragazze da parte mia, ciao. Like the pine trees lining the winding road, I've got a name, I've got a name. Like the singing bird and the croaking toad, I've got a name, I've got a name. And I carry it with me like my daddy did, but I'm living the dream that he kept here. Moving me down the highway, rolling me down the highway, moving ahead so life won't pass me by. Like a north wind whistling down the sky, I've got a song, I've got a song. Like a whippoorwill and the baby's cry, I've got a song, I've got a song. And I carry it with me and I sing it loud. If it gets me nowhere, I go there proud. Moving me down the highway, rolling me down the highway, moving ahead so life won't pass me by. Share it if you want me to. If you're going my way, I'll go with you. Moving me down the highway, rolling me down the highway, moving ahead so life won't pass me by.
moving me down the highway, rolling me down the highway, moving ahead so life won't pass me by. Jim Croce, I Got a Name. E adesso Ivano Fossati con i meravigliosi Treni a Vapore. Io la sera mi addormento e qualche volta sogno, perché voglio sognare. E nel sogno stringo i pugni, tengo fermo il respiro e sto ad ascoltare. Qualche volta sono gli alberi d'Africa a chiamare. Altre notti sono vele piegate a navigare. Sono uomini e donne e piroscafi e bandiere. Viaggiatori, viaggianti da salvare. Delle città importanti io mi ricordo Milano, livida e sprofondata per sua stessa. Se l'amore che avevo non sa più il mio nome, e se l'amore che avevo non sa più il mio nome, come i treni a vapore, come i treni a vapore, di stazione in stazione e di porta in porta, di pioggia in pioggia e di dolore in dolore, il dolore passa. Sera mi addormento e qualche volta sogno, perché so sognare. E mi sogno i tamburi della banda che passa o che dovrà passare. Mi sogno la pioggia fredda e dritta sulle mani. I ragazzi della scuola che partono già domani. E mi sogno i sognatori che aspettano la primavera, o qualche altra primavera da aspettare ancora, fra un bicchiere di neve e un caffè come si deve, quest'inverno passerà. Se l'amore che avevo non sa più il mio nome, e se l'amore che avevo non sa più il mio nome, come i treni a vapore, di stazione in stazione e di porta in porta, di pioggia in pioggia e di dolore in dolore, il dolore passa via. Come i treni a vapore, di stazione in stazione e di porta in porta, e di pioggia in pioggia e di dolore.